Ciao a tutti, io sono Carla e oggi prepariamo insieme le piadine all'olio, tanto buone che sembrano sfogliate, si preparano in un attimo. Vieni con me in cucina, facciamole insieme. Per questa ricetta ti occorreranno 300 g di farina zero, 150 g di acqua calda, 30 g di olio extravergine di oliva, 5 g di sale. Metto l'acqua calda all'interno di una terrina, aggiungo il sale e l'olio extravergine di oliva. Il segreto per delle piadine arrotolabili, flessibili e sfogliate è proprio la quantità dell'olio di oliva. Mescolo facendo sciogliere il sale e aggiungo la farina setacciandola. Adesso impasto fino a formare un bel panetto compatto. Ho assorbito tutta la farina, mi sposto sul piano di lavoro. Lavoro il panetto in tutte le direzioni fino a quando non sarà bello compatto e elastico. A questo punto lo metto all'interno della terrina, lo copro con un piattino o della pellicola alimentare e lo lascio rilassare perlomeno per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, tolgo il panetto dalla terrina. A questo punto lo divido in 6 parti uguali. Poi formo delle palline. Sistemo le palline su un tagliere infarinato, le copro con un canovaccio pulito e aspetto circa 10 minuti. È arrivato il momento di stendere le piadine. Metto sul piano di lavoro il panetto, lo schiaccio prima con le mani, lo infarino ed inizio a stenderlo. Faccio mezzo giro tutte le volte in modo da non fargli perdere la forma rotonda. Procedo in questo modo fino a dargli il diametro di circa 25 centimetri o il diametro della padella. Tieni presente che più sottile la farai e più sfoglierà in cottura. Una volta raggiunto il diametro, la infarino e la sistemo su un canovaccio pulito oppure su un foglio di carta forno, come preferisci, e procedo in questo modo fino a realizzarle tutte. Se eventualmente non riuscissi a mantenere la forma rotonda della piadina, puoi aiutarti anche con un coperchio. Una volta stesa, adagi il coperchio sopra e la ritagli. Ecco, vedi? Dovrà essere veramente molto sottile. Ho finito di stendere tutte le piadine, adesso metto sul fuoco la padella. Io andrò ad usare una bella padella ampia per crepe. Metto la padella sul fuoco e aspetto che sia ben calda prima di cuocere le piadine. La cottura ovviamente sarà breve. Controllo che la padella sia bella calda e poi metto la piadina. Aspetto che si formino le prime bolle, poi la giro. E come puoi vedere, si sta gonfiando come un palloncino, quindi all'interno, una volta cotta, sarà sfogliata. Direi che ci siamo, la tolgo, la metto su un piatto di portata e la copro con un canovaccio in modo che mantenga l'umidità. Procedo in questo modo fino a cuocerle tutte. Le tengo coperte fino al momento di servire. E adesso farcisco la mia piadina con della crescenza, ma puoi mettere davvero quello che preferisci. Avocado, salmone, prosciutto e rucola. Guarda che meraviglia! Una piadina super leggera, favolosa per le cene in famiglia o con gli amici. Ed ecco questa meraviglia per il palato. Adesso devi solo provarla. Ciao e alla prossima ricetta!